In questo video invece ti insegnerò alcune tecniche da fare con le braccia, quindi passiamo dalla parte inferiore del corpo a utilizzare la parte superiore, quindi le braccia. Faremo insieme la tecnica di pugno e poi alcune parate, tre per la precisione. Cominciamo con un gioco che ti permetterà di imparare a tirare il pugno, ok? Per questo gioco avrai bisogno di due palline, ad esempio io ho preso queste. Però in realtà, cioè, vanno bene anche due pacchetti di fazzoletti o, come dicevo prima, anche due spugne per lavare i piatti, qualsiasi cosa di un po' morbido comunque che tu riesca a tenere in mano facilmente, ok? Io ho preso le palline perché sono molto colorate e quindi ti faciliteranno a capire la mia spiegazione. Oltre alle palline, avrai bisogno ancora una volta di due pacchetti di fazzoletti, ad esempio, ma in realtà puoi usare qualsiasi cosa, anche due pezzi di carta. L'importante è che tu abbia un riferimento visivo sul pavimento. Guarda. Dovrai predisporre i due pacchetti di fazzoletti di fronte a te, uno davanti all'altro, quindi uno qui, ad esempio, e uno qui, non troppo distanti tra loro, va bene anche in questo modo. Poi metteremo le palline in mano, in questo modo qui, e cominceremo col predisporre la tecnica di pugno. Per fare un pugno di solito si parte con le mani chiuse in pugno ai fianchi. Come si fa il pugno? Te lo spiego. Per fare un pugno, la tua mano deve prima chiudere le dita sul palmo e poi appoggiare il pollice sopra alle altre dita, ok? Però noi oggi utilizzeremo ad esempio una pallina o qualcosa in mano, quindi in questo modo appoggerai l'oggetto prima sul palmo della mano, andrai a avvicinarci le dita e poi avvicinerai anche il pollice, ok? Allora, la posizione di partenza per il pugno solitamente è con i due pugni ai lati dei fianchi, giusto? In questo modo. Un pugno di qua e un pugno di là. È una posizione un po' difficile però, quindi se preferisci partire in questo modo, per ora va bene. Poi man mano arriveremo a mettere le mani in questo modo qua. Ok? Da questa posizione allungheremo un braccio alla volta per eseguire il pugno. Ok? Primo step. Scegliamo il braccio che deve tirare il pugno. Ok? Ad esempio io scelgo la pallina rossa, il braccio rosso. Il blu resta fermo vicino al fianco, non si muove. Il rosso si allunga in avanti. Se noi partiamo con la pallina che guarda verso l'alto, in questo modo, quando allunghiamo il braccio, dobbiamo immaginare di nascondere la pallina. Guardate, la pallina guarda su e la nascondo. Arrivo in fondo col braccio disteso. La pallina guarda in basso, faccio rivedere. La palla guarda in su, giro, giro, allungo, giro, allungo e la palla guarda in giù. Ok? La stessa cosa avverrà poi per l'altra mano. La palla guarda in su, giro e nascondo. La palla blu guarda in su, giro e la nascondo. La rossa guarda in su e la nascondo. E andiamo avanti in questo modo. È molto difficile come esercizio, però piano piano. L'obiettivo del gioco sarà quello di provare a colpire i segni per terra, questi qua, con le palline. Quindi noi dovremo provare a eseguire la tecnica del pugno. E mentre allungo il braccio, devo provare a colpire i segni per terra. Cominciamo ovviamente col segno più vicino, quindi quello più vicino a noi. Quindi se è vicino a noi non sarà necessario allungare troppo il braccio, ma lo allungo poco. Lascio andare la pallina e devo provare a colpire il segno più vicino. Man mano che divento sempre più bravo, poi posso cercare di allungare il più possibile il braccio e provare a colpire il bersaglio più distante che trovo. Ok? Immaginiamo che il primo bersaglio vicino valga un punto e che il secondo bersaglio più lontano valga 2 punti. Provo a fare una decina di prove e vedere quanti punti totalizzi. Dopo aver imparato il pugno, adesso passiamo alle parate. Ti insegnerò 3 parate in questo momento. La prima parata che impariamo insieme è la parata alta. Anche in questo caso utilizzerò le palline colorate per spiegarti come si fa questa parata. Allora, teniamo di nuovo le palline in mano come per fare il pugno e partiamo di nuovo con le mani vicino ai fianchi, ok? Ora, la parata alta si esegue in questo modo. Questo è il movimento che andremo a fare, ok? Tu immagina di essere di fronte a uno specchio. Io sarò il tuo specchio. Tu dovrai seguire il movimento che farà la pallina. Quindi partiamo da questo punto. Mani sui fianchi,
Faccio la parata col braccio destro, quindi con la mia mano rossa. Il blu resta fermo, il rosso si avvicina al blu. Da qui porto il braccio sopra la testa, quindi la pallina rossa si porta in alto. Così. E torna indietro. Ok? Facciamolo con l'altro braccio, il rosso in questo caso resta fermo, il blu si avvicina al rosso e lo porto verso l'altro sopra la testa. Ancora, posizione di partenza, rosso vicino al blu, porto sopra la testa. Ancora posizione di partenza, blu vicino al rosso, sopra la testa. Ok. La seconda parata che impariamo insieme è la parata bassa. Partiamo di nuovo con le mani ai fianchi. Parto di nuovo con la mano destra, quindi con la pallina rossa, a fare la parata. La pallina blu, mano blu, si allontana dal corpo in questo modo. Ora, il rosso tocca la spalla blu. Da qui, ti faccio vedere prima il movimento di un braccio e poi il movimento dell'altro. Che cosa fa la mano rossa? Da sopra la spalla scende e va davanti. Ok? Questo. Mentre la mano blu torna alla posizione di prima. Quindi, quando io sono in questa posizione, mentre il rosso scende, il blu torna alla posizione di partenza. Quindi, tocco e torno. Quindi, ricapitolando, se parto da questa posizione, il blu va avanti, tranquillo. Il rosso tocca la spalla, rosso scende e blu torna. Ancora una volta. Blu tranquillo. Il rosso tocca la spalla, rosso scende e blu torna. Da questa posizione posso farne un'altra, ma con la mano blu. Quindi il blu tocca la spalla, blu scende e rosso torna. Il rosso tocca la spalla, rosso scende e il blu torna. Il blu tocca la spalla, blu scende e rosso torna. Ancora una, l'ultima. Il rosso tocca la spalla, il rosso scende e il blu ritorna a capo. Ok, l'ultima parata che impariamo è la parata media. Anche in questo caso partiamo con le mani di fianco, cioè le mani ai fianchi. Da qui. La posizione di partenza è, ad esempio, blu davanti e il rosso di fianco. Devo mostrare il rosso alla persona che ho davanti, ok? Il blu è davanti e il rosso è mostrato davanti. Cosa farà un braccio alla volta? Il blu, quindi il braccio che è disteso davanti, torna alla posizione, ok? Così. Mentre l'altro braccio, per me il braccio rosso, si porta davanti a me e nascondo la pallina. Quindi, se sono partita in questo modo, mostrando la pallina agli altri, quando porto il braccio davanti a me, la pallina la nascondo e la vedo io, ok? Quindi le braccia faranno questo movimento insieme, mentre il blu torna, nascondo il rosso, ok? Il blu ritorna vicino. E nascondo il rosso. Ancora, il blu torna vicino e nascondo il rosso. Da questa posizione potrò farlo con l'altro braccio, perché il braccio che ho davanti mi basterà allungarlo davanti. Quello che era la posizione iniziale lo alzerò di fronte, di lato, scusa. Da qui il rosso torna e il blu lo nascondo. Ancora. Il rosso torna vicino e il blu lo nascondo. Posso farlo con l'altro, quindi allungo il blu e alzo il rosso. Il blu torna e il rosso lo nascondo. Allungo il rosso, alzo il blu, il rosso torna e nascondo il blu. Ancora una volta, allungo il blu, alzo il rosso, il blu torna e nascondo il rosso. Allungo il rosso, alzo il blu. Il rosso torna e nascondo il blu. Sembra un po' una finastrocca. Per questo video ho finito i giochi da farti vedere, però quello che facciamo ora sarà fare un ripasso di quello che abbiamo imparato oggi. Abbiamo imparato il pugno e tre parate. Quindi facciamoli insieme. Questa volta a
a mani nude, mani vuote, senza palline in mano. Facciamo bene il pugno, quindi le dita si appoggiano sulla mano e poi chiudo il pollice. Da qui, pugni sui fianchi. Facciamo 4 pugni, quindi 1, 2, 3, 4. Poi facciamo 4 palate alte. Torno alla posizione di partenza. 1, 2, 3, 4. Facciamo 4 palate basse. 1, 2, 3, 4. Ultimo, facciamo 4 palate medie. 1, 2, 3, 4. Bravissimo, abbiamo finito. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!